Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sabato, in occasione del 1° maggio, CGL CISL e UIL Abruzzo hanno scelto Penne come luogo simbolico per celebrare la festa del lavoro. I segretari Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo hanno presidiato l'ingresso dello stabilimento Brioni in via Fonticoli per il lavoro e contro le crisi industriali. Slogan: l'Italia sicura con il lavoro. In una fase difficile della vita del paese in cui c'è bisogno di ripartire, i sindacati confederali hanno ribadito unitariamente il valore della centralità del lavoro per ricostruire su basi nuove il paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, hanno detto i tre segretari regionali, sono stati persi 900.000 posti di lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori sociali Covid. Interi settori e filiere sono stati messi in ginocchio: turismo, servizi, cultura, spettacolo in tutta Italia. A perdere il lavoro principalmente i lavoratori precari, donne e giovani. Allora la ripartenza dell'Italia può arrivare solo dalla ripartenza del lavoro. La ripartenza reale può avvenire solo con una spedita campagna vaccinale. E in questo momento, hanno aggiunto i sindacalisti, vaccinazioni vuol dire anche occupazione, lavoro, dignità e diritti. Per fare ciò è necessario difendere il lavoro nelle aziende in crisi, come la Brioni, che è solo l'ultima delle tante vertenze aperte occupazionali. È necessario, hanno aggiunto, prorogare il blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali Covid fino al termine della pandemia ed aiutare le aziende in crisi per un loro rilancio. Bisognerà attivare attivamente e immediatamente e concretamente, hanno concluso Ranieri, Malandra e Lombardo, gli investimenti previsti nel Recovery Fund per creare nuova occupazione. Ieri in Abruzzo si sono registrati 159 nuovi casi di età compresa tra 6 mesi e 89 anni per quanto riguarda il Covid. 4 sono stati purtroppo i decessi, mentre è salito di 1 il numero dei pazienti guariti e di 154 quello degli attualmente positivi. Sono 355 ricoverati in area medica, 7 in più, mentre scende di 1 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che si attesta a quota 31, e sono in tutto 8.347 i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, numero anche questo cresciuto di 148 unità. La cronaca: la questura di Pescara ha già individuato i primi nomi dei giovanissimi coinvolti nel raid vandalico di 2 notti fa al liceo classico D'Annunzio a Pescara. Nelle prossime ore saranno ascoltati. La polizia intanto è al lavoro sull'accaduto e i social network ed il video divenuto virale hanno agevolato l'attività investigativa della Digos, consentendo di arrivare rapidamente ai nomi di alcuni dei ragazzi presenti proprio durante l'azione. Il sindaco Carlo Masci, al quale sono stati inoltrati 2 frammenti, provvederà a sporgere immediatamente denuncia contro ignoti a tutela della città. Si tratta con tutta evidenza di giovani e giovanissimi all'apparenza sotto effetto di alcol o sostanze psicotrope, assai probabilmente in orario di coprifuoco. Questo è appunto il quadro al momento delle indagini. Parte oggi il servizio di raccolta differenziata porta a porta spinta per 2.000 famiglie residenti in via Colle Innamorati a Pescara e sulle strade laterali. Gli operatori di Ambiente S.p.A. stanno procedendo con la rimozione di tutti i cassoni stradali e già dalla serata si attiverà il servizio di ritiro domiciliare del pattume per gli utenti che nell'ultimo mese hanno ricevuto a casa tutto il kit occorrente, cioè mastelli, buste per la frazione organica, guida al corretto conferimento delle immondizie e calendario dei ritiri. Obiettivo: iniziare a sperimentare il servizio in una zona in cui comunque non ci sono solo abitazioni singole,
piccole ma anche edifici. Sperimentazione che fa da anticamera l'estensione del servizio anche nelle vie del centro di Pescara, il che significherà eliminare completamente i cassoni stradali dalla città. Lo ha annunciato l'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco. E stanno ripartendo nel quartiere di Porta Nuova le operazioni di disinfestazione adulticida anti-zanzare su tutto il territorio di Pescara. Gli interventi contro gli insetti ogni mese fino a ottobre saranno tra il 4 e il 6. Nel frattempo sono ripartite anche le deratizzazioni che si svolgono ogni mese nelle aree più strategiche a rischio, fatte salve le operazioni straordinarie realizzate nelle zone dove vengono segnalate eventuali criticità dei cittadini, subito verificate dagli operatori di Ambiente S.p.A. Anche su tale fronte l'attenzione dell'amministrazione comunale resterà alta per i prossimi mesi, perché è evidente che la perfetta pulizia e igienizzazione del territorio è fondamentale, specie nella fase ancora in corso di emergenza Covid. Lo ha detto l'assessore all'ambiente del comune di Pescara, Isabella Del Trecco. 8 nuovi salici piangenti arricchiscono il parco di Villa Sabucchi a Pescara, donati dai soci del Lions Club di Pescara Flaiano. Una cerimonia semplice ma straordinaria che ancora una volta ha testimoniato il ruolo di assoluto rilievo che rivestono i club service quando si pongono accanto alla pubblica amministrazione nell'interesse della città. Lo hanno detto il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli, che hanno ricevuto l'omaggio dei soci del Lions con il presidente Giovanni De Massis e l'assessore delegato del comune di Montesilvano Sandra Santavenere. Non si hanno notizie recenti relative all'area Rampigna, dove i sondaggi preliminari agli ipotizzati lavori per il campo sportivo hanno confermato la rilevanza archeologica dell'area, riportando alla luce testimonianze di inumazioni e insediamenti romani ed antimedievali, oltre ad un'estesa tratta della fortificazione borbonica, in linea con quella ancora esistente nel perimetro oggi occupato dalla questura e coerente con gli ulteriori ritrovamenti emersi in occasione dei vicini lavori ferroviari in prossimità del ponte d'Annunzio. Lo afferma il Comitato Rampigna in una lettera aperta indirizzata alle istituzioni della città di Pescara. Nel caso dell'area Rampigna, dopo il positivo annuncio del sindaco sull'annullamento dei lavori per il campo sportivo da realizzare altrove, supponiamo, scrive il Comitato, abbiano avuto seguito le vostre dichiarazioni congiunte circa la richiesta di fondi per un'adeguata campagna di scavi e siamo a chiedere notizia sia sul l'esito della richiesta che sul progetto scientifico di tale campagna, che a nostro avviso può diventare un modello di studio e di ricerca multidisciplinare e da parte dei nostri ricercatori su un ampio arco temporale della nostra storia insediativa. Torniamo inoltre a chiedere all'amministrazione comunale, fa sapere ancora il Comitato Rampigna, ma anche alla soprintendenza che conosce bene la zona e vi sta intervenendo con il restauro dell'edificio ex canottieri, di ripensare urbanisticamente l'insieme delle aree che, tra i due ponti e via Caduta del Forte, si affacciano sul nostro fiume e potrebbero ospitare un grande parco centrale con nuove funzioni urbane e le risultanze archeologiche opportunamente messe in valore. Ed è lo sport l'ultimo argomento del nostro notiziario, con la debacle del Pescara sconfitto anche contro il Cosenza, una sconfitta che sostanzialmente segna la retrocessione, anche se non ancora aritmetica, da parte della compagine biancazzurra. Ne parleremo tra poco a Speranza Sport con il collega Antonio De Leonardis, in onda Speranza Sport alle 9.03. Siamo al meteo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte stratificate, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti sulle zone montuose e quelle pede collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibilità di occasionali precipitazioni a carattere sparso in attenuazione e in miglioramento in serata e in nottata. Temperature generalmente stazionarie, venti deboli e mare quasi calmo, poco mosso, con moto ondoso in aumento nel pomeriggio. I dati sono forniti da abruzzometeo.org.
è tutto. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.